Ma buongiorno, come state? Tutto bene? Finalmente ci ritroviamo, veramente. Sembra passata un'eternità, in realtà sono passate un po' di settimane, devo dire la verità, da quando non ci siamo più trovati, ma insomma, tra blocchi di canale e Sanremo, effettivamente c'è stato un po' di tempo in cui sono stata latitante, o meglio latenti, non lo so, scegliete voi la parola più giusta. Comunque sia, ben ritrovati. Abbiamo, vabbè, come sempre, un po' affrontato l'argomento delle previsioni, perché noi non possiamo iniziare il nostro appuntamento senza previsioni, assolutamente no, perché ci fa star bene, no? Se qualcuno ci dice che c'è il sole, allora ci riempiamo il cuore e diciamo bene, allora il sole esiste, possiamo anche farlo entrare un po' nella nostra vita. Poi certo è che magari il sole è da altre parti del mondo, come la Florida, ma è anche al Circeo, quindi insomma, se volete è un po' ovunque. E chi invece ha un po' di nebbiolina come a Milano, vabbè, insomma, si spera che il sole delle altre parti possa venire su e portare un po' di calore e mandare via effettivamente quella nebbiolina che è anche un po' fastidiosa, ma alla fine fa parte del periodo. Anzi, tra parentesi, insomma, i weekend danno anche brutto tempo e neve, soprattutto da noi. Detto questo, però, non ci siamo lasciati, diciamo così, travolgere dalla la situazione meteorologica, ma abbiamo parlato di un po' di cose e tra queste cose abbiamo parlato anche del fatto che io avervi posto delle domande. Intanto, una di queste domande era: c'è il sole, fa bello, insomma, io ero sul balcone, lo stavo pulendo l'altro giorno e guardavo il mio balcone che era veramente triste, senza fiori, cioè allora ho fatto la domanda se per caso tra di voi c'è qualche fioraio o qualcuno che insomma si occupa di fiori che mi possa dire che cosa posso effettivamente mettere sul balcone, perché adesso poi arriva la primavera, anche se non sembra, ma arriva la primavera e io voglio avere il balcone fiorito. Mega Naturista mi ha consigliato i gerani, è vero, sono molto belli, anche di tanti colori, però poi perdono i petali, vanno a sporcare giù anche nel prato e non essendo io da sola, non abitando da sola, ecco, non mi va neanche di creare troppi problemi che abitano sotto e avere il prato sporco di petali. Però una bella idea, anzi, se ne avete altre, ben volentieri raccontatemele, ditemele, scrivetemele. E poi invece l'altra domanda che vi ho posto e che per me è anche molto importante è: di che cosa vi piacerebbe parlare il martedì quando siamo insieme o anche sentir raccontare, no? Quindi di viaggi piuttosto che di luoghi, che cosa vi piacerebbe sentir raccontare? E devo dire che sono uscite molte cose interessanti. Tra queste, vabbè, per collegarci alla primavera, il cambio stagione, quindi in qualche modo, se vogliamo, l'abbigliamento, ok, dedicato al cambio stagione. Oppure ancora, sempre legato all'abbigliamento, anche il fatto di, ad esempio, legarlo alla canzone della musica italiana, o ancora come è nato il Festival della Canzone Italiana, visto che da poco era finito Sanremo, come ci diceva Maestro, ma anche un po' capire i cambiamenti di questo festival, e io ho aggiunto soprattutto i cambiamenti anche a livello così di abbigliamento, perché sicuramente negli anni anche l'abbigliamento è cambiato sul palco dell'Ariston. Ma poi sono uscite altre cose molto carine, molto interessanti, devo dirvi la verità. Tra queste, Stefano ci aveva chiesto che cosa ne pensavo dell'agrifotovoltaico, che secondo me è molto importante. E da lì si è collegato anche un po' a quello che può essere la produzione, e in questo caso produzione di vino. A chi non piace il vino? Mamma mia, poi noi insomma di produzione di vino ne abbiamo tantissime, anche molto buone. Allora lì ci siamo detti: perché non parlare di vino? Il vino alla fine è un argomento che piace a tutti, interessa a tutti. Ma dal vino siamo arrivati forse all'argomento che, oltre ai viaggi, è quello che più vi appassiona, da come ho potuto leggere, e cioè i miti greci. Anche lì è stata sollevata un po' l'idea del fatto: sì, parliamo solo sempre di miti greci, ma in realtà non ci sono solo miti greci, ci sono indù, aztechi, cinesi, miti del nord, e magari raccontarne appunto martedì, magari anche qualche storia di qualche mito. Ad esempio, Stefano ha detto: visto che io abito al Circeo, perché non raccontare della maga Circe?
O ancora qualcuno aveva, ah sì, Eugenio aveva lanciato lì il fatto che avesse conosciuto la mitologia di Hermes, anche un modo di dire che era proprio legato a, se non, a Canta che ti passa, legato proprio a Hermes. E anche questo sarebbe interessante, per cui la mia, diciamo così, richiesta è stata, ok, va bene, sono tutte cose molto belle, molto interessanti, e allora perché non raccontarle, anche se non ci basterà un martedì, assolutamente no, perché non raccontarle, ma perché anche voi già non darmi qualche spunto scrivendomelo a iemmacalibuno@libero.it, per poi andare io a cercare qualcosa e poi poter instaurare l'argomento. Si parlerà di bellezza, ma qualsiasi cosa è bellezza, quindi ce la mettiamo dentro ovunque. La bellezza sicuramente è quella di stare con voi ogni martedì, ma anche quotidianamente, sia qui sul canale YouTube, ma anche sul canale Patreon Simona Non Solo Radio. Quindi io con questo vi saluto, vi abbraccio, vi bacio e vi ricordo di scrivermi iemmacalibuno@libero.it per quanto riguarda i miti e magari raccontarmi anche i miti vostri, appunto, del luogo dove abitate, quindi in Florida piuttosto che da altre parti, e poi ne parleremo martedì. Diversamente ci sentiamo non solo qui sul canale, ma anche su Patreon, Simona Non Solo Radio, che ci sono tante cose che andrò a raccontare e anche tanti giochi che andremo a fare. Un bacio, grazie come sempre per essere stati con me. Avete detto grazie al tempo che ci dedichi? No, sono io che ringrazio voi, il tempo che voi dedicate a me, perché vi fermate per un'oretta e state in mia compagnia, in nostra compagnia. Grazie davvero. Un bacio, un abbraccio. Ciao, alla prossima.